benvenuti. Oggi vedremo il primo di tre documentari sulla storia dell'antico Egitto. Sono, come vedrete, documentari pieni d'azione, di battaglie, di grandi imprese, di faraoni famosi, pieni di mummie e di geroglifici, come giusto che sia per un documentario sull'antico Egitto. La cosa curiosa è che non raccontano tutta la storia egiziana, raccontano soltanto un pezzetto, il periodo che è conosciuto come il Nuovo Regno e che va più o meno dal 1500 al 1100 avanti Cristo. Ovviamente 400 anni non sono pochi, ma rispetto alla lunghezza della storia egiziana non sono niente. La storia dell'antico Egitto, dal primo dei faraoni fino a Cleopatra, che è l'ultimo, è durata 3000 anni. Per capirci, da Cleopatra a oggi ne sono passati solo 2000 di anni. Al tempo che raccontiamo in questi documentari, le piramidi e la Sfinge erano già roba antica, vecchie di 1000 anni. E fa impressione pensare a quante generazioni di esseri umani sono vissute obbedendo al faraone e pregando gli dei dell'Egitto. Molte di più di quelle che poi sono vissute nella fede cristiana o nella fede islamica. Il documentario di oggi parte da un avvenimento che per l'Egitto ha rappresentato una rinascita. Infatti si parla del nuovo regno, la fine del dominio degli Hyksos. Gli Hyksos sono invasori stranieri che a un certo punto hanno occupato gran parte dell'Egitto e l'hanno dominato per un secolo. Noi oggi non è che ne sappiamo molto, ma insomma si è capito che erano popoli di lingua semitica, che venivano dalla Palestina, dalla Siria, quindi dall'Asia. E infatti gli egiziani li chiamano gli stranieri, con disprezzo, oppure proprio gli asiatici. Oggi si tende a pensare che forse gli Hyksos non sono stati proprio invasori, ma piuttosto è stato un movimento di immigrazione così massiccio che ha stravolto i rapporti di potere in Egitto. Invece, tradizionalmente, l'invasione degli Hyksos è sempre stata il simbolo di un'invasione aliena che interrompe il corso della storia. Lo dico perché anche nella cultura italiana del secolo scorso questa immagine è stata usata. L'ha usata Benedetto Croce. Quando ha provato a capire, a spiegare cos'era stato il fascismo, Croce ha usato proprio questa immagine. Il fascismo è l'invasione degli Hyksos. Come per dire che il fascismo era qualcosa di estraneo rispetto alla storia italiana. In realtà è probabile purtroppo che Croce si sbagliasse, ma insomma questa è un'altra faccenda. Oggi invece gli Hyksos sono al centro di un'altra polemica, legata alla questione del colore della pelle degli egiziani. È una cosa che in America è molto discussa. Gli egiziani erano neri. Nel documentario non si dice. E infatti ci sono state, quando il documentario è uscito in America, polemiche. Perché non l'avete detto che gli antichi egizi in realtà erano neri? Perché nascondete sempre la verità? Gli egiziani erano neri e gli Hyksos bianchi, naturalmente, perché a questo punto, insomma, i cattivi sono i bianchi. Ora, qual è la verità? Tanto diciamo che gli scienziati oggi non usano più il concetto di razza, che è stato completamente screditato dal nazismo. Non si parla più di razza, si usa un altro termine molto sofisticato, si parla di fenotipo. Poi dietro questa parola difficile si nasconde una cosa semplicissima, in realtà, il colore della pelle, i lineamenti del volto, la tessitura dei capelli, tutte quelle cose che distinguono gli esseri umani fra loro. In altre parole, il problema non è più di che razza erano gli antichi egizi, ma che faccia avevano. E su questo una risposta hanno provato a darla i genetisti. Puntualmente sono andati a vedere il DNA degli egiziani di oggi e si sono convinti che in grande maggioranza gli egiziani di oggi discendono dagli egiziani antichi. E che dunque non erano neri e neanche bianchi come gli europei. Erano molto simili agli altri popoli del Nord Africa, come i berberi. Insomma, se avete un amico egiziano, sappiate che è molto probabile che la sua faccia sia simile a quelle che si vedevano nell'antico Egitto 3000 anni fa. Buona visione. Per oltre 3000 anni,
Una storia è rimasta sepolta sotto le sabbie d'Egitto. Una storia che abbiamo iniziato a ricostruire solo recentemente e che narra le vicende di un'epoca chiamata il Nuovo Regno. Un'epoca che ci ha lasciato in eredità i più grandi tesori del mondo antico. Tesori che celano una storia epica, i cui protagonisti sono persone realmente esistite, come Ramses il Grande, Tutankhamon, il faraone bambino, e una delle donne più belle e potenti del mondo antico, la regina Nefertiti. Una storia che rivive attraverso le loro stesse parole e quelle di uomini e donne comuni che hanno contribuito a cambiare il corso della storia. Testimonianze di antichi soldati che narrano la nascita di un impero forgiato sui campi di battaglia. Di faraoni che costruiscono la propria leggenda e diventano i regnanti più ricchi al mondo. Antichi artigiani rivelano come le incredibili ricchezze dell'Egitto servissero a erigere tombe, templi e tesori. E come alla fine furono costretti a distruggere i monumenti che loro stessi avevano costruito. Questa è la storia dell'età d'oro dell'impero egizio, della sua ascesa e del suo declino. Più di 1000 anni dopo la costruzione delle piramidi, il più grande capitolo della storia d'Egitto deve ancora essere scritto. Il nuovo regno segnerà un'epoca meravigliosa di creatività, splendore ed egemonia che affascinerà anche le civiltà successive. Dai Greci ai Romani a Napoleone, tutti hanno cercato di ispirarsi agli uomini e alle donne che costruirono il primo vero impero che la storia ricordi. Eppure quell'età d'oro aveva rischiato di non vedere mai la luce. Nel 1560 a.C., l'Egitto è in crisi per la prima volta nella sua storia. Il regno degli antichi costruttori di piramidi è occupato e diviso. Rischia seriamente di scomparire. Il nord è stato invaso da un re straniero che si è proclamato faraone. Il suo popolo, gli Hyksos, occupa l'area ricca e fertile del delta del Nilo. A sud, i bellicosi nubiani minacciano ciò che resta dell'Egitto. L'invasione dell'Egitto da parte degli Hyksos fu un vero shock. Un evento inaspettato. Era la prima volta che l'Egitto veniva completamente invaso. La prima volta che un popolo straniero entrava in Egitto e vi restava per 150 anni. La dinastia reale egizia e la sua capitale, Tebe, stanno attraversando un momento davvero difficile. Tuttavia, una famiglia aristocratica locale è fermamente intenzionata a riportare l'Egitto al suo antico splendore. Il re di Tebe e i suoi due figli, i giovani principi Camose e il fratello Amose. Il destino della città e dell'intero Egitto è nelle loro mani. Questo periodo rappresentò una prova molto dura per la famiglia che aveva tradizionalmente governato l'Egitto. E in questo frangente i tebani si trovavano tra queste due superpotenze. Non erano loro la superpotenza. Amose e Camose erano diventati un po' dei principi minori. L'Egitto, così come lo si era conosciuto nel corso dei precedenti 1500 anni, non sarebbe più esistito.
L'odio che Camose e Amose nutrono nei confronti degli Hyksos riguarda anche la loro sfera personale. Il padre ha cercato di opporsi agli invasori a nord, ma il prezzo che ha pagato è stato terribile. A distanza di 3500 anni, il suo corpo mostra ancora i segni del modo brutale in cui è stato ucciso. Il volto è malconcio, in parte perché non è stato ben conservato. Su tutta la testa ci sono i segni dei moltissimi colpi inferti con l'ascia. Deve essere avvenuto durante un combattimento piuttosto cruento con gli Hyksos. Tradizionalmente, gli egizi considerano gli stranieri rozzi e primitivi. L'uccisione del padre da parte degli Hyksos deve aver quindi rappresentato per il giovane Camose un'esperienza non solo tragica, ma anche umiliante. Secondo l'ideologia egizia, lo straniero era il nemico, l'essere inferiore per eccellenza sul quale gli egizi esercitavano il potere divino concesso loro dagli dèi. Venivano descritti come vili nemici, il cui comportamento era inaccettabile. Gli stranieri erano considerati sporcizia sotto i piedi del faraone. Come si vede in questo caso, i poggiapiedi sono decorati con immagini di stranieri per dimostrare tutta la superiorità degli egizi che in questo modo possono calpestarli nel vero senso della parola. I nubiani, i libici e gli asiatici vengono ritratti con un brutto aspetto, come dei selvaggi. Non meritano di posare piedi in terra egizia. Ma ora la parte settentrionale dell'Egitto e persino l'area dove si trovano le piramidi sono governate da stranieri. Non c'era cosa peggiore per gli egizi. La piramide dedicata ad Amose e Camose era un modo per ricordare loro che dovevano riportare l'Egitto al suo antico splendore. Questo dette loro la forza di unirsi per sconfiggere lo straniero e allontanarlo dall'Egitto. Dopo la morte del padre e vedendo la propria terra divisa, Camose è determinato a sconfiggere gli Hyksos. Le parole che ha pronunciato sono arrivate fino a noi, incise su questa grande stele in pietra. Camose afferma chiaramente che intende distruggere i nemici nel nord e nel sud del paese. Quale potere posso pretendere di avere se sono bloccato tra un nubiano e un asiatico? Ognuno di loro controlla una parte di Egitto e condivide con me la terra. Libererò l'Egitto e distruggerò gli asiatici. Camose, però, non può combattere da solo. Deve prima di tutto riunire intorno a sé il proprio popolo. Come riporta la stele, molti capi non sono poi così dispiaciuti di vivere in un Egitto diviso. Ci accontentiamo di avere questa parte di Egitto. Possediamo ancora i campi migliori. I nostri maiali ricevono ancora frumento e nessuno ci ha mai sequestrato le mandrie. È possibile che non tutti fossero contrari al dominio degli Hyksos. Sono convinto che per molti quello fosse un buon periodo. In che modo mobilitare le forze e come spingere il popolo ad agire? Presto però gli egizi avranno validi motivi per allarmarsi. Seguendo una pista nel deserto lontana da Tebe, messaggeri Hyksos sono diretti a sud per una missione segreta. I messaggeri Hyksos portavano con sé una lettera, molto probabilmente un rotolo di papiro chiuso da un sigillo di fango. Attraversavano il deserto a grande velocità. E devono essere stati intercettati dalle spie di Camose. Gli uomini di Camose hanno catturato un messaggero del re degli Hyksos. La lettera che ha con sé è indirizzata all'altro nemico dell'Egitto, il re di Nubia. Lo invita a unirsi a lui per conquistare ciò che resta dell'Egitto. Venite pure a nord, non c'è motivo di preoccuparsi. Tengo impegnato io Camose. Ci divideremo le città dell'Egitto e la Nubia gioirà. Gli
Gli Hyksos propongono ai nubiani di unirsi a loro per attaccare l'Egitto e distruggere Camose. Possiamo forse fare un paragone con gli Stati Uniti. È come se il Canada e il Messico premessero lungo i confini degli Stati Uniti e li invadessero o si mettessero d'accordo per farlo. Camose sa che è giunto il momento di andare in battaglia. Gli Hyksos certo non si sarebbero tirati indietro. Venivano dalle terre del Levante, dove le città erano fortificate e le armi da guerra erano molto più sviluppate di quelle degli Egizi. Era un vero popolo guerriero. Camose, ancora bambino, osserva il fratello mentre prepara l'esercito per la battaglia. Camose e dopo di lui il fratello Amose diventarono i liberatori, i combattenti per la libertà. Posero le basi di quello che sarebbe stato il periodo più glorioso della storia d'Egitto. Camose, appena ventenne, parte alla testa del proprio esercito, diretto a nord, verso il territorio degli Hyksos. Il mio potente esercito mi precedeva come una fiammata. Camose e il suo esercito si imbattono presto in una città Hyksos fortificata. È il primo faccia a faccia con il nemico. Quando sorse l'alba del giorno seguente, mi gettai su di lui come un falco. Trattenni respiro. Lo avevo già sconfitto. Abbattei le sue difese e uccisi i suoi uomini. Camose racconta la conquista della città senza nascondere la propria soddisfazione. I miei soldati erano come leoni all'inseguimento della preda. Portavano via bestiame e schiavi, vino, grasso e miele. E si spartivano esultanti il bottino. L'esercito egizio si dirige poi verso il proprio obiettivo finale, Avaris, la capitale degli Hyksos. Camose è certo che la vittoria è ormai vicina. Scherniva il re degli Hyksos, gridandogli che era un codardo, un buon a nulla, e che lo avrebbe sconfitto. Camose tuttavia non saccheggia Avaris. Le cronache non dicono nulla in proposito. Sappiamo solo che, quando è sul punto di scacciare definitivamente gli Hyksos, Camose muore. Ora l'Egitto ripone tutte le sue speranze nel fratello Amose, di soli 10 anni. Sua madre, che ha già perso nelle guerre contro gli Hyksos il marito e il figlio più grande, educa il piccolo Amose affinché continui la lotta di liberazione. Amose apprese l'arte della guerra. La madre e gli uomini di corte gli insegnarono a essere un grande comandante sull'esempio di Camose. Doveva portare l'opera a compimento, non solo per se stesso, ma per tutto il paese che ormai dipendeva da lui. Dopo 10 anni di preparazione, Amose è pronto per affrontare gli Hyksos. Per lui sarà la prova più grande. Da cui dipenderà la storia futura d'Egitto. Di quel momento cruciale ci rimane solo una testimonianza diretta. Si trova nella tomba di un soldato che combatté nell'esercito di Amose contro gli Hyksos. La storia incisa lungo le pareti del sepolcro,
che narra il suo ruolo nella battaglia contro gli Hyksos, è l'unico documento scritto di quella che fu una battaglia decisiva per l'Egitto. Lasciate che vi racconti gli onori che ricevetti. L'oro con cui fui decorato. Durante l'assedio di Avaris, il re mi vide battermi valorosamente a piedi e mi promosse. Conquistammo Avaris. Catturai 4 persone, un uomo e 3 donne. E Sua Maestà mi concesse di tenerli come schiavi. Queste poche parole sono l'unico documento che ci resta della storica sconfitta subita dagli Hyksos per mano dell'esercito di Amose. Amose torna a Tebe vittorioso. Offre in dono alla madre la propria ascia cerimoniale, quale simbolo della sua grande vittoria. Ha finalmente portato a termine l'impresa iniziata dal padre e dal fratello. Aveva respinto gli Hyksos. Il padre, il nonno e il fratello avevano iniziato l'impresa, ma fu Amose che finalmente respinse gli Hyksos oltre i confini dell'Egitto. Amose non è più solo il re di Tebe. È il faraone di un Egitto finalmente unito. La riunificazione dell'Egitto è un evento cruciale. Rappresenta un nuovo inizio. L'Egitto torna a essere unito sotto il governo di un solo re, un faraone. Fu un momento fondamentale, fu l'inizio. Possiamo fissare intorno all'anno 1520 il momento cruciale, l'inizio di un nuovo regno. Amose attribuisce le sue vittorie a un'unica entità, Amon-Ra, un dio misterioso. Il suo nome significa il nascosto. Nei meandri bui del tempio di Tebe, Amon-Ra parla ad Amose. Figlio mio, io sono il padre. Ho seminato il terrore nelle terre del nord. E anche su Avaris e gli Hyksos hanno trovato la morte sotto i miei piedi. Il popolo egizio è talmente impressionato dalla vittoria di Amose sugli Hyksos che inizia a venerare il faraone come se fosse un dio. Amose era un eroe agli occhi di tutti. Tutti esultavano, gridavano il suo nome, costruivano templi in suo onore e chiedevano a Dio di proteggerlo in quanto lui stesso era un dio. Ma le ambizioni di Amose vanno oltre la riunificazione dell'Egitto. Adesso vuole l'oro per fare dell'Egitto una nazione potente. Guida il proprio esercito verso sud, verso il regno di Nubia. Alcune delle miniere d'oro più ricche del mondo antico sono controllate dal potente re di Nubia che risiede a Kerma, la capitale. L'esercito di Amose schiaccia i nubiani in una serie di battaglie. Amose vince anche questa volta. Muore dopo 25 anni di regno, lasciando un'importante eredità. Per fare in modo che gli stranieri non possano più controllare il suo paese, ha spinto i confini dell'Egitto oltre il deserto del Sinai a nord e fino al regno di Nubia a sud. Il faraone guerriero ha gettato le basi per la costruzione di un impero. Era l'inizio di un nuovo giorno. Era l'inizio dell'ascesa del Dio del Sole. Segnò il ritorno dell'epoca delle piramidi, l'inizio del periodo più glorioso della storia d'Egitto, che noi per questo chiamiamo l'età d'oro. Amose ha dedicato tutta la vita per assicurare pace e stabilità all'Egitto. Ora il regno può essere ricostruito e Tebe, la sua capitale religiosa, torna a prosperare. Un faraone in particolare, Hatshepsut, trasforma la città costruendo bellissimi templi sovrastati da nuovi e strani obelischi. Alti 30 metri e pesanti più di 300 tonnellate.
sono ricavati da un unico blocco di granito. Come gli egizi riuscissero a costruire ed erigere queste guglie di pietra resta ancora oggi un mistero dal punto di vista ingegneristico. Audaci e innovativi, gli obelischi diventano il monumento simbolo del nuovo regno e saranno emulati in tutto il mondo. Ma fino a poco fa gli obelischi celavano anche un mistero. Gli archeologi sapevano che gli obelischi erano stati eretti durante il regno di Hatshepsut, ma questo nome non risultava in nessuno degli elenchi dei re presenti sulle pareti dei templi, i documenti ufficiali dell'epoca. Era come se Hatshepsut non fosse mai esistito. Un mistero che è rimasto irrisolto per 3.000 anni. Nel 1903, l'archeologo inglese Howard Carter sta eseguendo degli scavi nella Valle dei Re. A un certo punto trova nella sabbia una tomba che porta il nome del faraone Hatshepsut. Si scopre così il motivo per cui Hatshepsut è stato cancellato dai documenti ufficiali. Questo straordinario faraone, in realtà, era una donna. All'inizio, Hatshepsut è stata una regina come le altre. Alla morte del marito, il trono spetta al figliastro Tutmosi, l'erede diretto. Ma Tutmosi è ancora troppo giovane per regnare e Hatshepsut lo affianca in qualità di coreggente. È una situazione che si verifica spesso. Quello che lascia sbalorditi è il suo passo successivo. Hatshepsut, infatti, si autoproclama faraone. Hatshepsut deve essere stata una donna straordinaria. Si ritrovò a essere il più importante sovrano dell'epoca. Tutmosi III era troppo piccolo per poter salire sul trono. Lei prese in mano la situazione e da reggente si fece nominare non regina, ma re d'Egitto. Che cosa la spinse? Fu solo l'ambizione o era la mossa più giusta da fare in quel momento dal punto di vista politico? Colse al volo l'occasione. Si trattava di desiderio di potere. Capì che quel sistema che permetteva a una donna di governare temporaneamente poteva essere usato per conferire poteri pieni e permanenti a una decana della famiglia reale come lei. Solo due donne hanno ricoperto la carica di faraone prima di Hatshepsut e il loro regno non è durato molto. Ma questo non ferma Hatshepsut. Crede che l'Egitto alla fine accetterà una donna sul trono. Dopotutto, come risulta da testi antichi, le donne in Egitto vengono tenute in alta considerazione rispetto ad altre culture dello stesso periodo. Questo è il mio testamento in favore di mia moglie. Lascio a lei tutti i miei beni. Se sai che è tua moglie che gestisce la casa, non darle pena. Non le chiedere dov'è questo, trovalo per me. Se lei ha riposto quell'oggetto al suo posto, tieni gli occhi aperti ma la bocca chiusa. Se apprezzi le sue... Rispetto alla maggior parte delle società antiche, la condizione della donna in Egitto era di gran lunga la migliore. Tuttavia, anche per loro era molto difficile essere indipendenti, intraprendere una loro carriera. Era un mondo ancora dominato dagli uomini. Alle donne egizie veniva attribuito il titolo di signora della casa o sposa della casa. Hatshepsut non lo era per niente. Nonostante i diritti riconosciuti all'epoca alle donne egizie, il popolo non riesce ad accettare l'idea di una donna faraone. Va contro l'ordine cosmico. Un concetto che gli egizi definiscono con il termine Maat. Il termine Maat indicava l'ordine del cosmo intero, il modo in cui l'universo era stato costruito. Definiva inoltre la posizione dell'Egitto all'interno del cosmo, i rapporti tra l'Egitto e gli stranieri. Gli stranieri erano inferiori, l'Egitto superiore e più forte, e il re doveva essere un uomo. Sapeva di non avere alcun diritto di salire sul trono e che gli egizi non l'avrebbero accettata. Il bisogno di Hatshepsut di legittimare il proprio ruolo come faraone caratterizzerà tutto il suo regno. Si rivolge prima ai suoi antenati, sottolineando il fatto di essere figlia di un re.
Hatshepsut può essere descritta come una regina Elisabetta prima dell'antico Egitto. Uno degli aspetti più importanti della sua vita fu proprio il rapporto con il padre. Poteva anche essere una donna e il diritto che reclamava nei confronti del trono, forse poco attendibile, ma era comunque la figlia di Tutmosi I. I colloqui tra la regina Elisabetta e gli ambasciatori avvenivano ai piedi di un ritratto di Enrico VIII. Il messaggio che voleva trasmettere era lo stesso: sono la figlia di mio padre. Hatshepsut attribuisce al padre morto anche alcune affermazioni, sostenendo che lui stesso l'ha pubblicamente nominata per la successione. Questa è mia figlia, Hatshepsut, che qui nomino mia erede. Siederà lei sola sul mio trono. Ascoltate i suoi ordini e lavorate insieme per esaudire ciò che lei comanda. E non si ferma qui. Fa incidere sulle pareti del suo tempio una storia secondo la quale il dio Amon ha assunto le sembianze del padre e sedotto la madre. Hatshepsut non è quindi più solo la figlia di un faraone. È la figlia di un dio. E rivendica persino la propria femminilità attraverso descrizioni compiaciute della sua bellezza. Un corpo cosparso di finissimo incenso, un profumo come un'estasi divina, una pelle che risplende come le stelle. Non esiste nulla di più bello. Tuttavia Hatshepsut è un faraone, e il faraone deve essere uomo. Si fa quindi ritrarre con il corpo di un uomo, il gonnellino tipico dell'abbigliamento maschile e una barba finta sul mento. Hatshepsut deve anche scegliere con molta attenzione i propri consiglieri. Hatshepsut era una donna che voleva essere un re. Ereditò dal padre una corte che però sostituì con persone che lei stessa scelse. Anche se si trattava di una donna, funzionari e consiglieri avevano tutto l'interesse che la loro protettrice conservasse il trono. Sapevano che se lei avesse perso la sua posizione, lo stesso sarebbe successo anche a loro. Uno degli uomini di corte favoriti da Hatshepsut si chiama Senenmut. Le sue origini non sono nobili, ma la sua ascesa al potere è velocissima, tanto da alimentare voci sulla natura dei suoi rapporti con Hatshepsut. Militare, Senenmut viene promosso a membro della famiglia reale. Hatshepsut gli affida persino l'educazione della figlia. Ma è come capo architetto che Senenmut rende il maggior servizio al suo faraone. Dopo essere stato nominato responsabile della costruzione dei giganteschi obelischi di Hatshepsut, la sovrana decide di affidargli il suo piano più ambizioso: la costruzione del suo tempio funerario. L'opera è il tentativo finale di Hatshepsut di dimostrare di essere degna del titolo di faraone. Il tempio di Deir-el-Bakari diventa così uno degli edifici più sfarzosi e monumentali del mondo antico. Sotto il grande tempio è stata ricavata nella roccia una seconda tomba. A metà corridoio ci sono una raffigurazione e il nome del suo ospite, Senenmut. La posizione della sua tomba, così vicina al tempio di Hatshepsut, potrebbe essere interpretata semplicemente come una ricompensa per il suo fedele architetto, ma potrebbe anche alludere al rapporto di intimità tra Hatshepsut e il suo favorito. All'epoca molti pensavano che Senenmut fosse in realtà l'amante di Hatshepsut e da una serie di graffiti ritrovati in una tomba vicina al tempio di Deir el-Bakari sembra chiaro che chi li realizzò era convinto che fosse quello il rapporto che li legava. È un problema che molte donne nella stessa posizione di Hatshepsut hanno dovuto affrontare. Si tratta di immagini piuttosto oscene, ma non credo fosse vero. Per Senenmut sarebbe stato troppo pericoloso.
Credo invece che il loro rapporto si basasse sul rispetto reciproco e non andasse oltre. Mentre l'interno del tempio nasconde segreti privati, le pareti esterne diventano un veicolo di propaganda e di autocelebrazione. I rilievi raccontano l'impresa più importante del suo regno. Un'impresa militare insolita e coraggiosa. I faraoni solitamente dimostravano le loro qualità sul campo di battaglia, ma l'esercito di Hatshepsut è controllato dal figliastro Tutmosi. E Tutmosi è consapevole di essere il legittimo erede al trono. Come Elisabetta prima d'Inghilterra, anche Hatshepsut non si fidava dell'esercito. Era un bel problema per lei. Se avesse inviato l'esercito alla conquista di nuovi territori e questo fosse stato sconfitto, la colpa sarebbe stata sua e avrebbe quasi sicuramente perso il potere. Se invece l'esercito avesse vinto, i generali avrebbero potuto dire: «Possiamo vincere anche da soli. Non abbiamo bisogno di questa regina senza alcuna esperienza». Tutmosi e il suo esercito erano un problema non da poco per Hatshepsut. Il faraone concepisce così un piano ingegnoso che non solo terrà Tutmosi e il suo esercito occupati, ma migliorerà addirittura la sua posizione. Ordina ai soldati di prepararsi per una spedizione commerciale senza precedenti verso un'area dove nessun egizio è più stato da oltre 500 anni, la terra di Punt. Oltre a tenere occupato il figliastro, il Punt può offrire ad Hatshepsut molte merci esotiche, in particolare l'incenso. L'incenso rivestiva un'enorme importanza nei rapporti che l'Egitto intratteneva con gli altri paesi. Per gli egizi l'incenso aveva un valore immenso. Le classi più agiate lo utilizzavano per profumare gli ambienti, ma soprattutto si credeva che se bruciato in un tempio diventasse un veicolo di incarnazione della divinità. In pratica, quello che si sentiva non era il profumo dell'incenso, ma quello della stessa divinità. La spedizione verso la terra di Punta alla ricerca dei tesori più rari del mondo antico inizia nel corso del nono anno del suo regno. Il motivo principale di quella spedizione era il controllo del potere. Fu una mossa di grande effetto, un atto di propaganda per dimostrare che Hatshepsut era capace di ottenere quanto di più esotico, insolito e divino si potesse immaginare. In questo modo tenne anche occupato un esercito che in quel momento non aveva nulla da fare. I soldati avrebbero raccontato ai figli dei loro figli questa grande impresa compiuta durante il regno della famosa regina Hatshepsut. Le pareti del tempio di Hatshepsut narrano la spedizione come un enorme successo. I rilievi descrivono i tesori esotici che i suoi soldati le hanno portato. Guardate, sono di ritorno e portano doni meravigliosi. Alberi ricchi di incenso pronti per essere piantati. Ebano, avorio bianchissimo, babbuini, scimmie, cani, un numero infinito di pelli di leopardo e persino schiavi e bambini. Non è mai successo niente del genere con nessun altro re d'Egitto. Gli scribi che accompagnano l'esercito annotano con attenzione tutte le meraviglie di quella terra esotica. Case su palafitte, giraffe e strani alberi tropicali. La regina della terra di Punt viene ritratta insieme a piante e animali come un'enorme donna grassa. Questi rilievi sono considerati come il primo studio antropologico della storia. La spedizione nella terra di Punt non solo legittima il ruolo di Hatshepsut come faraone, le permette di essere ricordata come il re che ha aperto i confini dell'Egitto verso nuove terre. Il suo regno fu un'esplosione di ricchezza, di potere, di progettualità. Fu un grande regno.
Hatshepsut muore dopo 22 anni di regno. Spera che gli obelischi che ha fatto costruire e che dominano Karnak ricorderanno per sempre al mondo la sua grandezza. Ma ha rubato il titolo di faraone al figliastro, il quale si vendicherà. È Tutmosi III il legittimo erede al trono e all'età di 25 anni è pronto a reclamare il suo titolo. Amon aprì i cancelli lasciandomi volare verso il cielo come un falco divino. Mi diede la sua forza e il suo potere. Salito al trono, Tutmosi rivendica la sua discendenza dalla stirpe di faraoni guerrieri iniziata da Amose e Camose. E come se la sua matrigna non avesse mai regnato, ogni sua traccia verrà cancellata. Fa ricoprire i suoi obelischi con mattoni e ordina che il nome e l'immagine di Hatshepsut vengano cancellati da ogni angolo d'Egitto. Tutmosi III dice: non abbiamo bisogno di ricordare quella regina. È stata solo una parentesi nella storia dell'impero egizio. Persino il bellissimo tempio di Hatshepsut viene sfregiato. Probabilmente misero su un cantiere vero e proprio con le impalcature e centinaia di operai che andavano e venivano, intenti a scalpellare poco a poco le pareti. Dal punto di vista organizzativo, la rimozione dell'immagine regale di Hatshepsut assunse il carattere di un'operazione burocratica. E non c'era nulla che piacesse di più agli antichi egizi di un'operazione burocratica. Sono sicuro che rappresentò l'apice della carriera di qualche alto funzionario. Tutte le tracce del regno di Hatshepsut sono distrutte. Rimuovere l'immagine di una persona dal suo monumento funerario significava negarle la possibilità di un'esistenza dopo la morte. E per qualsiasi egizio questo rappresentava la disgrazia estrema. Sfregiare un monumento era come dire: no, non ci sarà vita dopo la morte per te. È come se Hatshepsut non fosse mai esistita. Il suo nome è stato cancellato da ogni angolo d'Egitto e da tutti gli elenchi dei re. La morte di un faraone rappresentava sempre per i popoli vicini un buon momento per mettere alla prova la determinazione del suo successore. I principi del Medio Oriente formano quindi una coalizione e marciano verso sud, riunendosi nella città di Megiddo e minacciando i commerci e l'influenza egizia in quell'area. Forse considerano Tutmosi un debole, ma commettono un gravissimo errore. Ha aspettato quel momento per oltre 20 anni. Non vuole solo respingerli. Vuole anche conquistare i loro regni e ha in mente un piano che nessun altro faraone egizio ha mai immaginato prima: costruire un impero. La sua strategia era colpire per annientare il nemico. Sapeva che sarebbe stato necessario un enorme sforzo militare per riuscire a creare una base sicura per il suo potere nell'area del Mediterraneo orientale e che sarebbero state necessarie moltissime spedizioni. Ed è quello che fece. Tutmosi lancia una vasta campagna di reclutamento per ampliare le fila del suo esercito. I soldati vengono arruolati volontariamente o con la forza. Dovevano anche essere armati e sappiamo che esistevano immensi arsenali pieni di armi, scudi e cose simili. Ogni soldato riceveva il proprio equipaggiamento, il proprio kit. Alla fine, le grandi divisioni del potente esercito egizio si mettono in marcia verso nord, attraverso il cocente deserto del Sinai. Avanzano determinati lungo la costa del Mediterraneo.
l'esercito egizio in marcia doveva avere un aspetto imponente. I capi militari si preoccupavano di fare in modo che la marcia dell'esercito avesse un notevole impatto visivo, in parte per impressionare i nemici, i quali si sarebbero informati su come fosse l'esercito egizio. Incuteva timore, si muoveva in modo caotico, non era ben organizzato. Ma era anche molto importante che l'esercito percepisse se stesso come un'entità estremamente bene organizzata e sicura di sé. Guidati dal faraone Tutmosi in persona, 20.000 uomini marciano verso Megiddo. Ogni sera, quando le truppe si accampano, gli scribi del faraone annotano gli eventi della giornata. Sono i primi corrispondenti di guerra della storia. Aveva chiesto agli scribi di riportare in un diario tutti gli avvenimenti della giornata. Quando partivano, quando iniziavano a marciare, dove si accampavano, quanti uomini erano, di quanto cibo avevano bisogno. Raccontarono così la vita quotidiana di un esercito in marcia. Quarto mese d'inverno, 25° giorno. Sua Maestà ha passato la fortezza di Sile nella sua prima campagna vittoriosa contro i popoli che stavano attaccando i confini dell'Egitto. Al ritorno in Egitto, i loro racconti vengono riportati sulle pareti del Tempio di Karnak. Sui volti degli stranieri, i nomi delle città conquistate da Tutmosi. È qui che viene scritta per la prima volta nella storia la parola Israele. I racconti degli scribi contengono anche dettagli personali della vita dei soldati dell'esercito del faraone di 3.000 anni fa. Gli alberi sotto cui mi riparo la notte non hanno frutti. I pappataci mi pungono e succhiano tutto il mio sangue. Vado in giro zoppicando come uno storpio, perché devo andare sempre a piedi. Chiedo ad Amon di riportarmi a casa vivo da questo posto infernale in cui sono stato abbandonato. Alla fine, Tutmosi e i suoi soldati raggiungono la loro meta finale. Al di là dell'accampamento, oltre la montagna, si trova la città di Megiddo. In questa città del Levante si erano riuniti tutti i principi della zona. Se uno fosse riuscito a conquistare questa fortezza, avrebbe conquistato anche tutta l'area. Secondo quanto disse lo stesso Tutmosi III, espugnare Megiddo voleva dire conquistare in una volta 1.000 città. Il 16° giorno del primo mese d'estate del 1456 a.C., il 25enne Tutmosi si trova lungo il crinale del Monte Carmelo ad affrontare uno dei più grandi dilemmi della storia delle guerre del Medio Oriente. La grande fortezza di Megiddo è lì, davanti a lui. Ci sono tre percorsi che portano alla città. Due sono più lunghi, ma anche più sicuri. Il terzo è il più rapido, ma anche il più pericoloso, perché gli uomini di Tutmosi dovranno procedere in fila. Tutmosi convoca un consiglio di guerra. I suoi generali sono fermamente contrari a scegliere il percorso più pericoloso. Ecco che cosa dicono a Sua Maestà. Perché marciare lungo quella strettoia quando sappiamo per certo che il nemico è pronto a tenderci un'imboscata? Ci sono altri due percorsi. Non prendiamo quello più difficile. Ma l'ultima parola spetta al giovane faraone. La vita dei generali e degli uomini del suo esercito dipende da lui. Il nemico pensava che Tutmosi III avrebbe percorso la strada più facile e lo aspettava. Non poteva immaginare che l'esercito di Tutmosi III sarebbe arrivato da sinistra, attraverso quella strada stretta e difficile. Ma il faraone decise che quella era la strada che li avrebbe condotti alla vittoria. Come Tutmosi aveva previsto, l'esercito egizio coglie di sorpresa lo schieramento avversario. A Megiddo si scatena il panico. L'esercito nemico si riversa fuori dalla città per affrontare gli egizi.
Immaginiamo lo sferragliare delle spade, le nubi di polvere. Le urla dei soldati, i nitriti dei cavalli. Ti trovi in una mischia terribile, con la polvere che non ti fa vedere nulla, e i soldati nemici che ti spuntano davanti, spaventati e arrabbiati quanto te. Sua Maestà uscì su una biga dorata, equipaggiato con le sue armi da guerra, forte come il dio Horus, con il padre Amon a rendergli più forti le braccia. Gli egizi costringono il nemico a rientrare nelle mura di Megiddo. I re nemici ripiegarono in tutta fretta verso la città, costretti ad abbandonare le loro splendide bighe d'oro e d'argento perché le porte della città erano chiuse e non potevano essere aperte con l'esercito egizio che era ancora lì. Dovettero essere issate lungo le mura della città con delle corde di vestiti annodati. Fu una disfatta. Il nemico crollò sotto l'attacco dell'esercito egizio. Ma quando la vittoria è ormai a portata di mano, qualcosa nei piani di Tutmosi si inceppa. Il faraone voleva che il suo esercito puntasse subito sulla città e la conquistasse. Le truppe egizie, invece, si fermarono per depredare i morti e l'accampamento nemico. Non ci fu verso di fermarli. Nemmeno il faraone riuscì a dissuadere i suoi uomini. Nell'antico Egitto non si contavano le teste dei nemici uccisi, ma le mani. Tagliavano le mani e le impilavano. Poi le contavano una ad una. Una pratica piuttosto cruenta, ma non credo così feroce come tagliare le teste. La mano di un nemico vale quanto il suo peso in oro. Ma fermandosi per depredare i morti e l'accampamento, l'esercito di Tutmosi ha dato al nemico il tempo di rifugiarsi all'interno della fortezza. All'esercito egizio non resta che circondare Megiddo e aspettare. Non era necessario attaccare la città. Bastava erigere le palizzate per far capire che intendeva prenderli per fame, senza tentare di espugnare la città con la forza. Nei 7 mesi successivi, mentre i principi avversari muoiono lentamente di fame a Megiddo, Tutmosi e il suo esercito saccheggiano la campagna circostante. Alla fine, Megiddo si arrende. Centinaia di anni più tardi, nel libro della Rivelazione, Megiddo diventerà lo sfondo dell'ultima battaglia prima del giudizio universale, con il nome di Armageddon. Il faraone torna trionfante a Tebe. Megiddo e tutte le sue ricchezze ora appartengono a lui. I suoi scribi riportano sulle pareti del tempio di Karnak le incredibili proporzioni del bottino. Prigionieri 340. Carri dell'esercito sconfitto 892. Mucche 1929. Schiavi, schiave e i loro figli 1796. Bastoni da passeggio con testa umana 3. Il bottino di guerra e gli onori che giungono a Tebe la rendono una delle più grandi città del mondo antico. Il faraone ha un'altra idea geniale. Porta con sé a Tebe anche i figli dei principi sconfitti, che saranno educati ai valori della cultura egizia. Sarebbero cresciuti in scuole egizie. Avrebbero imparato la lingua egizia. È un po' quello che fecero gli inglesi in India con i figli dei Maharaja mandati a studiare in scuole private in Inghilterra. In questo modo, i principi diventarono per metà egiziani. Allo stesso tempo, il loro destino dipendeva dal comportamento dei padri e, invecchiando questi, i principi venivano rimandati nei loro paesi per prendere il loro posto. A quel punto erano già completamente imbevuti di cultura egizia. In Nubia, Tutmosi va addirittura oltre. Nomina un viceré per governare la regione. Al viceré viene assegnato il titolo di supervisore dei paesi d'oro
assicurando così all'Egitto tutto l'oro di cui ha bisogno per governare il proprio impero. Tutmosi III creò un impero e gli diede la leadership. Gli fornì gli strumenti per diventare un impero forte. Controllava la zona a sud della Sesta Cateratta, la zona est, la Siria, la Palestina e l'area in Iraq. Tutto il mondo era sotto il controllo di Tebe, sotto il suo controllo. Tutmosi rende grazie al dio Amon-Ra per tutti i suoi successi. Di ritorno da Megiddo, per prima cosa il faraone deve compiere un rito solenne. Il re avanza nel santuario. Una volta rimasto solo, fa le proprie offerte al dio cui attribuisce la propria vittoria, al dio che gli ha donato un impero. Tutmosi riferisce che il dio si è rivolto a lui. Ti ho donato coraggio e la supremazia su tutte le terre. Ho imposto la tua potenza e il timore verso di te in ogni paese, affinché tu possa guidarli per sempre. Mentre si allontana, il re sparge a terra sabbia per nascondere le proprie orme e assicurarsi che nessun altro possa essere ammesso alla presenza del dio. Tutmosi esce dal tempio con la benedizione di Amon per il suo nuovo impero. Solo 100 anni prima l'Egitto è a un passo dalla distruzione. Alla fine del regno di Tutmosi, l'Egitto controlla la Nubia, le coste della Siria e del Libano e parte di Israele e della Palestina. Il popolo egizio si stabilì in territori dove forse non avrebbe mai pensato neanche di arrivare. Era un impero vastissimo, il più grande mai esistito, ed era governato da un solo re. Il re riceveva le ricchezze che giungevano dal resto del mondo. Era l'uomo più ricco al mondo in quel periodo. Regnava sull'impero più vasto. Fu l'inizio. Quello fu il primo tentativo di unificare tra loro genti con fede, tradizioni e lingue differenti. Un concetto che non era mai stato contemplato prima nella storia. Nasce così l'impero egizio. La domanda ora è: cosa farà il faraone con il suo impero d'oro?